Rock Spacers, questa reclusione forzata sta diventando sempre più dura e allora ho deciso di stilare una lista di 10 film che sono ad ambito completamente musicale e che possono essere una giusta alternativa alle vostre serate in casa. Se volete rimanere sempre aggiornati invece sull'uscita dei nuovi video di Rock Space, l'unica soluzione è iscriversi al canale e accendere la campanella. Siccome siamo ormai nell'era digitale e tutti i film praticamente li guardiamo in streaming, ho deciso di selezionare 10 film direttamente dalla piattaforma di Netflix. Sono film che ho già guardato, quindi mi sento di consigliarvi e che potete trovare anche in DVD in alcuni casi e in altri casi anche su altre piattaforme. Cominciamo con The Dirt. 2019 è il film che racconta l'epopea dei Motley Crue. È un film spettacolare con le canzoni originali ed è prodotto da Netflix. Un film davvero davvero bello. Sono 2 ore, vi divertite tanto e ne scoprite di più su questa pazza band che sono stati e che sono i Motley Crue. Quindi da vedere. Un altro film necessario, questo ve lo consiglio perché la figura di cui si parla è davvero pazzesca, se non l'avete mai sentita. Questo è un documentario e si chiama Short ed è la vita, racconta la vita e le opere di Mick Rock. Mick Rock è stato il più grande fotografo delle rockstar e ha fotografato praticamente da Freddie Mercury a David Bowie a Iggy Pop, chiunque. Cioè, vi viene in mente una rockstar? Una foto famosa di una rockstar? 9 su 10 l'ha scattata proprio Mick Rock. Altro film, Mississippi Adventure 1986, non è un film biografico, è una narrazione che parte dalle storie, dalle leggende che affondano le radici appunto nella musica blues e nel Mississippi, per poi arrivare a snocciolare una storia molto interessante. Tra gli attori troverete anche un giovanissimo Steve Vai. Questo è un documentario che ha poco a che fare con la musica rock, ma è la storia del nuovo rock, ovvero della musica elettronica. Si chiama What We Started e vi fa capire come si è sviluppato il concetto di DJ dagli anni 70 fino ad oggi, passando dai DJ storici fino ad arrivare a Martin Garrix. Continuiamo con un altro film biografico questa volta, Ray 2004. Allora, Ray, se non l'avete mai visto, è l'occasione buona per guardarlo. Prendete 2 ore della vostra giornata infinita in casa, sedetevi davanti a Netflix, accendete e per favore guardatelo tutto d'un fiato. È un film spettacolare che è valso il premio Oscar a Jamie Foxx e anche il Golden Globe come miglior attore. Considerate che Jamie Foxx ha avuto la fortuna di lavorare direttamente con Ray Charles proprio poco prima che morisse. Infatti, lui ha fatto tutto un percorso di lavoro sul personaggio, stando fianco a fianco con Ray, e ai titoli di coda, nei titoli di coda del film, leggerete dedicato appunto a Ray Charles, che proprio scomparve poco prima dell'uscita del film. Facciamo un volo nel 2014 e andiamo a guardarci Whiplash. Film dedicato ai batteristi e a tutti gli amanti della batteria. C'è questo rapporto tra discepolo e insegnante, mentore, maestro, ecco, di musica e questo grandissimo musicista che è tutto il suo percorso, diciamo, un viaggio dell'eroe, il viaggio del batterista. Su Netflix vi consiglio anche di guardare Keith Richards Under the Influence 2015, è un film documentario con Keith Richards che si apre e racconta tutta la sua evoluzione musicale e racconta anche e soprattutto quali sono state le sue influenze. È un'occasione per conoscere più da vicino questa leggenda indiscussa della musica rock. Se non volete vedere documentari e neanche film, allora potete guardare un bel concerto. Quale concerto merita di essere visto su Netflix? Beh, assolutamente Bruce Springsteen Live at Broadway 2018. È uno spettacolo molto intimo che ha avuto un grande successo negli Stati Uniti, in cui appunto Bruce Springsteen da solo, one man show sul palco di Broadway, tra una canzone e l'altra
si apre e racconta la sua vita e le sue degli aneddoti legati alle sue canzoni e alle sue esperienze. È un film molto bello, consigliato soprattutto per i fan e gli appassionati di Bruce Springsteen. Per gli amanti del jazz, assolutamente da non perdere un documentario sulla vita di John Coltrane dal titolo Chasing Train. All'interno di questo documentario troverete anche Bill Clinton e Denzel Washington. L'ultimo film che mi sento di consigliarvi è un film del 1976, A Star is Born. A questo punto molti di voi si chiederanno: ma A Star is Born non è il film con Lady Gaga e Bradley Cooper? Sì, è quello, ma quello è il remake. Il film originale, che su Netflix trovate con il titolo È nata una stella, nel film originale non comparivano Lady Gaga o Bradley Cooper, ma tra le stelle protagoniste c'erano Barbara Streisand e Kris Kristofferson. Scrivete nei commenti il titolo del primo film che avete deciso di guardare di questa lista e ricordatevi di iscrivervi al canale e accendere la campanella. Ci vediamo alla prossima puntata. Pace, amore e Rock Space!